Buongiorno a tutti, oggi vi volevo dare una piccola spiegazione. Chi sono i 144.000 di cui parla l'Apocalisse? L'Apocalisse è il libro che parla di ciò che dovrà accadere a breve. Infatti, come accennato, siamo negli ultimi giorni. L'Apocalisse parla, da una parte c'è la grande folla, che è la maggioranza dei fedeli, cioè di coloro, dei cristiani, soprattutto dei testimoni di Geova, perché loro sono il popolo eletto che erediteranno il regno sulla terra. Mentre i 144.000 guidati da Gesù sono coloro che regneranno dal cielo, quindi una sorta di governo celeste. E mi sto riferendo al capitolo 7 dell'Apocalisse e udì versetto 4, udì il numero di quelli che erano suggellati, 144.000, suggellati da ogni tribù dei figli di Israele. Non si tratta dell'Israele reale, ma è un Israele simbolico, ovvero indica coloro che come santi erediteranno il regno celeste e quindi governeranno dal cielo questa terra, una terra paradisiaca che sarà ereditata dalla grande folla. Infatti al capitolo 7, versetto 9 dice: dopo questa cosa se vidi ed ecco una grande folla che nessun uomo poteva numerare. Quindi questa grande folla sono coloro che esercitano fede in Gesù. Ma non basta esercitare fede in Gesù, come ho detto, bisogna separarsi dal mondo. Perché? Perché i giorni sono brevi, ormai diciamo che siamo vicini alla fine. Stiamo vivendo, come ho già detto in dei video, tra il capitolo 12 e il 13 dell'Apocalisse. La grande bestia, di cui parla il capitolo 13, il falso agnello, rappresentano il sistema politico e di cose di questo mondo che prima o poi finirà. Quindi chi si piega al sistema politico, al sistema di questo mondo, è destinato a finire insieme a Babilonia la Grande. Quindi qua dice: temeteli Dio, al capitolo 14, versetto 7, dice: temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è arrivata. In effetti è arrivata, manca poco. Come già ho detto, se noi guardiamo Daniele, che fu un grande profeta dell'antichità, vediamo che i tempi sono maturi. In particolare al capitolo 12 di Daniele, parla del calcolo dei sette tempi. E udivo l'uomo vestito di lino, che era al di sopra delle acque del fiume, e questo diciamo è una visione che ha Daniele, e dà dei tempi precisi. Sarà per un tempo fissato, tempi fissati e una metà. E appena si sarà finito di frantumare la potenza del popolo santo, tutte queste cose perverranno alla loro fine. Quindi diciamo che ormai, e durante quel tempo sorgerà Michele, l'arcangelo Michele, che è Gesù Cristo, il gran principe che sta a favore dei figli del tuo popolo. Quindi ormai diciamo che manca poco, facendo il calcolo dei sette tempi dalla caduta di Gerusalemme, dovrebbe finire la generazione del 1914. Magari c'è qualcuno ancora in vita di quella generazione, ma ormai possono mancare 2, 3 anni, 4 anni, non di più. Quindi vegliate perché l'ora è vicina, e il giudizio è vicino. Quindi leggete le riviste dei testimoni di Geova, tenetevi separati dal mondo e pregate, perché in questo modo farete parte della grande folla, erediterete il paradiso su questa terra. Con questo è tutto, vi saluto.